Parliamo di cinema, un film per denunciare lo sfruttamento delle campagne, nelle campagne dei braccianti agricoli indiani. The Harvest, un documentario musical prodotto da un'associazione bolognese già premiato al Festival di Varsavia. Questa sera la proiezione alla Cineteca di Bologna. Filippo Vendemiati. Colori, musiche e linguaggi che si fondono. Nella campagna dell'Agro Pontino balla, lavora e soffre la comunità indiana Sikh. Musiche e balli dal Punjabi, in stile Bollywood per un musical documentario dalla forte denuncia sociale. Lo sfruttamento e il caporalato nel settore agroalimentare. Debutta nelle sale The Harvest, Quando la semina non porta raccolto, di Andrea Paco Mariani. Ad ispirare il film, il dossier Doparsi per lavorare come schiavi. Un mix di sostanze, alcune legali e alcune illegali, come la metanfetamina, però la funzione che ricopre questo tipo di utilizzo è finalizzata a lavorare più ore e a sopperire a tutto lo sforzo fisico. Noi sappiamo bene quello che avviene ogni giorno nelle campagne, sotto le serre, la violenza, lo sfruttamento, i pochi soldi, orari che vi vengono riconosciuti. Nell'Agro Pontino la tensione era molto alta, anche perché sono scioperi che sono esplosi per dei casi di suicidio nella comunità che poi sono stati, grazie anche alle indagini, direttamente collegati allo sfruttamento. Il film nasce dal basso, prodotto dall'associazione bolognese SM Factory. Decine di gruppi, librerie e privati lo hanno finanziato e ora ne organizzeranno le proiezioni in Italia e all'estero. Già premiato al Festival di Varsavia, sta ottenendo grande attenzione in India e tra la numerosa comunità Sikh in Italia. Possiamo far crescere i salari.